bentornato. Oggi è venerdì 4 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Cambiate abitudini ma tenetevi stretto il partner. Ritmi, abitudini, comportamento professionale, tutto da modulare secondo la nuova stagione e l'auspicata uscita dal tunnel. Tutto tranne i vostri sentimenti e il rapporto di fiducia e complicità che avete instaurato col partner. A tenervi bordone nelle storie di cuore Saturno e Mercurio in trigono, garanti di stabilità e comunicativa, entro domenica, poi, arriveranno anche Venere e Marte e allora sì che sarà una vera festa. Tutto a posto, dunque, e quando il cuore è sereno anche sul lavoro la resa sarà migliore. A focalizzarvi sulle vostre mansioni la luna acquatica, votata a strafare a favore degli altri, non è al guadagno che puntate, ma a far bene la vostra parte anche a costo di scontrarvi con chi tenta di impedirvelo, fatto questo davvero inaudito per un pacifista del vostro calibro. Un documento scritto che può essere una lettera, un'email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni i risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Avrete difficoltà nell'uso di apparati elettronici o elettromeccanici. Problemi con garanzie a riparazioni. In particolare per i nati di lunedì potrebbe essere una giornata nera da questo punto di vista. Gli amici vi sono propizi. Tuttavia dovete sempre saper decidere di accettare ciò che è utile e ciò che serve veramente. L'adulazione spesso nasconde dei pericoli. Sappiate che tocca a voi fare il primo passo per ottenere un chiarimento e adeguate risposte da un vostro ex. I nati di mercoledì tra le 12 e le 20 possono sperare in un ritorno di fiamma. Tieni sotto controllo la salute. Tutte le esagerazioni nel bere e fumare, via. Non è il momento di piangere sul latte versato. Accettate il presente e impegnatevi per cambiare le cose. Osate pure oggi, prendete l'iniziativa in alcune situazioni che sembrano languire a causa di un ristagno che non è dipeso da voi. Se non avete dimestichezza con un oggetto nuovo che avete comprato, provate a leggere meglio il manuale di istruzioni e scoprirete tante cose. Anche se non siete contenti dell'ultimo periodo avrete buone occasioni per dimostrare a voi stessi, prima che agli altri, di avere tanta buona volontà per raddrizzare delle situazioni che vi stanno creando problemi e risolverli. Ascoltate di più chi vi sta vicino e tiene realmente a voi. Non fatevi condizionare dai falsi amici. Una giornata molto interessante per le questioni di carattere economico o professionale, se avete delle idee vincenti riuscirete a farle valere. State sicuramente facendo un buon lavoro, ma dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni. Belle opportunità in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Oggi potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Firmamento dei transiti planetari gratificato dalla presenza di Mercurio che occupa il segno fidato alleato dell'Acquario. Sarà quindi un giorno di inizio primavera gratificato dall'armonia familiare, dalla capacità di risolvere con il garbo, il buon senso, la razionalità ogni piccola controversia che si possa verificare nell'ambito domestico, dei conviventi e dei parenti. Godete di un riposo notturno ritemprante, la luna nel neutro segno dei pesci assicura sonni riposanti, e vi risvegliate pieni di energie al mattino. La bilancia potrebbe ritrovarsi tra sabato e domenica a dover affrontare discussioni che sembravano finite. Questo rimane un oroscopo ancora agitato per coloro che hanno vissuto una crisi di lavoro e per le coppie anche quelle di vecchia data. Siete indubbiamente concentrati sul vostro lavoro in questo periodo, ma al tempo stesso, non riuscite a trovare quello slancio in più, che in passato vi ha permesso di crescere ed ottenere risultati strabilianti. Oggi, incontrerete sulla vostra strada, qualcuno in grado di darvi delle dritte, che vi faranno riflettere maggiormente sulle vostre potenzialità e su come sfruttarle al meglio. Finalmente, avrete un nuovo obiettivo. Fiacchi e demotivati sul lavoro,
Con la Luna e Nettuno in sesta casa preferite seguire le vostre fantasie, oppure lasciarvi trascinare in basso dalle preoccupazioni per il vostro benessere o di qualcuno che vi è molto caro. Problemi familiari segnati da Marte e Plutone in quadratura, fate a pugni con il passato o vi beccate con persone care ma dal carattere completamente incompatibile rispetto al vostro. Amore ed Eros. Potete lagnarvi di tutto ma non di avere una famiglia fredda e un partner distaccato. Emozioni troppo forti rischiano di farvi saltare in aria come una bomba, per un po' si incassa ma al momento giusto ecco l'esplosione. Difficile stabilire chi sarà il primo ad accendere la miccia, tutti in lizza, voi, il partner, i figli e i genitori. Grande l'amore per la natura e gli animali, ma vissuto con dolorosa malinconia, dovreste salvare il pianeta ma sentite di non averne le forze, dovrebbero farlo i governi e invece pensano solo a minacciare guerre. Cari Bilancia, in amore c'è aria di cambiamento. Se siete single da tempo, è il momento di rimettersi in gioco e cercare l'anima gemella. Le amicizie potrebbero rivelarsi molto interessanti e magari potrebbe nascere qualcosa in più. Cambiamenti in vista anche sul lavoro, magari nella squadra o addirittura il capo. La comunicazione è essenziale oggi, soprattutto se si vuole far arrivare il proprio messaggio alla persona che si ama. Potresti dover correre un rischio e, per essere notato, potresti anche doverti esprimere in modi diversi e più originali del solito. Vi date da fare per il benessere della persona amata risolvendo, con la vostra forza logica, una questione che la vedeva preoccupata. Saturno in angolo benefico dal segno dell'Acquario vi rende capaci di prendere in mano la situazione della vostra dolce metà e saperla mutare a suo vantaggio. In particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 9 del mese di ottobre. Lavoro e denaro? Quando l'amore vi delude trasmutate il dispiacere in ispirazione creativa dando prova di intuito ed eccezionale gusto estetico. Protette le finanze grazie a un'eredità, magari la casetta in montagna dei nonni che durante le vacanze vi farà tanto comodo. Non abbiate paura di accettare un ruolo più attivo in ufficio. Prestate attenzione ad alcuni incontri utili e modificate le attitudini nella direzione che porterà risultati concreti. Ragionate sul modo in cui investire i vostri risparmi accumulati. Non è male chiedere consiglio a qualche amico esperto di economia e finanza che vi indirizzi correttamente sulla strada da intraprendere. Mercurio, in angolo molto benefico dal segno fedele amico della Bilancia, l'Acquario, vi aiuta nel fiuto, nel saper prendere la giusta decisione. Benessere. Ritenzione idrica dovuta a una sovrabbondanza di sale nella dieta, riducetelo e perderete vari centimetri in vita. Nella cristalloterapia consigliata la giada, ritenuta dagli antichi portentosa per la funzionalità renale. Faresti bene a stare lontano dai dolci. Puoi essere facilmente eccitato da ciò che ingerisci. Zucchero e conservanti sono tra i maggiori stimolanti, lasciateli stare. Per lei, trascuratezza inaudita per una fata del vostro segno, mettete in ordine l'armadio e riscoprite il piacere di curarvi un po' di più. Colore e pettinatura primaverile anche per i capelli. Per lui, equilibrio non significa austerità, la nuova stagione esige un cambio di abitudini e ritmi. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.